Io sono Arves qui, sono assieme a Neon. Ciao, sono Pietro o Neon e oggi abbiamo deciso di parlare di preservazione videoludica. Abbiamo deciso di fare un talk su questo argomento perché abbiamo notato che spesso si parla in maniera ricorrente di retro gaming e di emulazione, per esempio, però viene tralasciata molto spesso la parte di effettivamente estrazione del gioco vero e proprio e preservazione per quanto riguarda la parte tecnica e la parte effettiva. Quindi partiamo pensando a che cos'è la preservazione videoludica. La preservazione videoludica essenzialmente vuol dire prendere i file di gioco, la vera e propria ROM del gioco, dal media originale, estrarla ed ottenere un backup che si può benissimo, copiare e riutilizzare quante volte si vuole e preservare praticamente all'infinito. Questo processo di copia dal media originale è detto anche dumping, è un verbo che useremo spesso durante il talk e più o meno ha sempre lo stesso significato di preservare il videogioco. Ora, perché abbiamo deciso di parlare di questa cosa, perché pensiamo che parlare di preservazione videoludica sia importante? Perché i media non durano all'infinito. A sinistra vediamo un caso di un disco che è, tra virgolette, marcio per via dell'umidità. A destra possiamo vedere invece una cartuccia che essenzialmente ha i contatti, con della corrosione, che rendono praticamente illeggibile il gioco. Ma banalmente questo succede anche in un normale utilizzo. Man mano che io prendo la cartuccia di un gioco, la inserisco e la disinserisco dalla console, i contatti man mano si usurano, appaiono delle righe essenzialmente sui contatti e man mano che si va avanti, praticamente col tempo diventa illeggibile il gioco. Quindi avere una copia di backup è molto importante. Ora, quanti di voi hanno una TV con i cavi AV o SCART? Qualcheduno. In ogni caso, le TV moderne non ce l'hanno più. Lo standard HDMI è stato adottato spessissimo, anzi, è stato adottato punto, e il video tramite SCART o cavi RCA non viene più utilizzato. Quindi attaccare una console, per esempio, non so, se io voglio giocare al GameCube su una TV con la console originale, devo prendermi un adattatore, pensare magari prendere una TV diversa che ha le entrate analogiche, perché il GameCube ovviamente non ha una porta HDMI. Invece io, se ho una copia di backup del mio gioco, posso semplicemente scaricare un emulatore tipo Dolphin e giocarlo sul mio computer o su un altro dispositivo che supporta quell'emulatore. Un altro argomento è il prezzo delle console, che sta aumentando più che altro perché il collezionismo videoludico è diventato un hobby sempre più popolare. Qui vediamo un Neo Geo che è arrivato a 2000 euro dentro la scatola, e quindi diciamo che scaricare un emulatore è senza dubbio più economico, ecco. Inoltre, i giochi a volte semplicemente scompaiono. Qui abbiamo due esempi. Il primo è PT, che è acronimo di Playable Teaser, che è un gioco che Konami ha rilasciato nel 2014 per PlayStation 4. Era essenzialmente una sottospecie di teaser a un futuro Silent Hill che sarebbe dovuto uscire su PS4. Questo gioco PT è una sottospecie di teaser gratuito che veniva distribuito su PSN, solo che successivamente questo eventuale Silent Hill è stato cancellato e PT è stato rimosso dal PlayStation Network. Essenzialmente
il gioco è diventato ingiocabile per svariati anni, anche perché la PS4 non era ancora stata bucata. E ovviamente chi aveva scaricato il gioco rivendeva la console a prezzi folli, come succede sempre. Un altro esempio è Forza Horizon 4. Già molti dei DLC di Forza Horizon 4 sono già stati delistati dagli store online, e il gioco in sé per fine anno non sarà più acquistabile per problemi di licensing. È una cosa che succede con tantissimi giochi simili a Forza Horizon 4, o comunque giochi sportivi o cose simili. E quindi questo ci fa pensare che effettivamente quando noi compriamo diciamo gli store online non garantiscono che il gioco rimanga sempre e costantemente disponibile, al contrario di avere una effettiva copia di backup che possiamo gestire noi autonomamente. Ma quindi per effettivamente preservare e fare il dumping di un gioco basta prendere il CD, lo metto nel computer, copio i file, no? No. È molto più difficile di copiare le canzoni di un CD audio, ok? Questo perché i videogiochi spesso sono in supporti particolari che non riescono ad essere letti universalmente, oppure hanno semplicemente delle protezioni anticopia, dei DRM, che non permettono di craccare il gioco, di crearne una copia e redistribuirlo. Questo che vedete qui è un esempio di Star Force, uno dei più diffusi DRM per PC. Ora non si usa più, ci sono altre soluzioni, ma questo è un messaggio di errore che veniva fuori nei giochi con Star Force. Abbiamo deciso di dividere i videogiochi in tre categorie diverse: quelli che si possono dampare con una console modificata, quelli che si possono dampare semplicemente inserendoli in un lettore dischi per computer, e quelli che per damparli hanno bisogno di hardware specifico, specializzato per il dumping di questi giochi. Per quanto riguarda le console modificate, molto spesso si utilizza una console con un custom firmware che riesce a caricare codice non firmato, perché così facendo riusciamo a effettivamente bypassare le protezioni DRM che vengono imposte sulla console semplicemente usando la console stessa. Abbiamo due esempi, qui c'è God Mode 9 per Nintendo 3DS, che tra le varie cose che riesce a far fare, oltre a fornire accesso completo alla memoria interna del Nintendo 3DS, permette anche di copiare i contenuti di una qualsiasi cartuccia DS o 3DS che viene inserita nella console. Un altro esempio è Managan Z per PlayStation 3, che semplicemente è un loader di backup per PlayStation 3 che permette anche di copiare il gioco, la copia del gioco, dentro il proprio hard disk della console. Spesso si può anche dampare il gioco semplicemente usando il proprio computer. Ovviamente questo si fa di solito per i giochi per computer, ma in certi casi, come per esempio i giochi per PS1 e PS2, si possono semplicemente inserire nel vostro lettore dischi per il proprio PC e semplicemente copiare, semplicemente creare un dump. Tuttavia bisogna comunque considerare il tipo di disco che si inserisce. Qui da destra verso sinistra abbiamo il CD-ROM, ovvero un formato creato da Sega per il Dreamcast, che è molto particolare, che ha anche una parte ad alta densità, quindi per damparlo bisogna utilizzare due drive diversi, ma non andremo a trattare il CD-ROM in questo talk. Il DVD penso lo conosciate tutti, e si può dampare molto semplicemente con qualsiasi drive che supporta il formato DVD. Il CD è un po' diverso. Questa qui è la struttura di un CD. Bisogna tenere a mente la parte più esterna e più interna del CD.
chiamate lead in e lead out. Praticamente la maggior parte dei lettori dischi per computer non leggono la parte lead in e lead out del disco. E praticamente, beh, meglio, non la riescono tecnicamente a leggere, ma non la comunicano al sistema operativo. Quindi non si ottiene un dump completo dell'intera superficie del CD. Ci sono però alcune eccezioni. Per esempio, alcuni modelli di Drive Plex Store hanno dei firmware che comunicano al sistema operativo anche la parte lead in e lead out del CD, e riescono a creare un dump praticamente perfetto quasi sempre. Infine guardiamo l'ultima categoria, ovvero i giochi che vengono dumpati utilizzando del hardware specifico. Qui ne vediamo due, ovvero il Grisweasel, che si attacca ad un drive per floppy disk, che permette di dumpare praticamente tanti formati di floppy bypassando le protezioni DRM. Un altro esempio è il GBX Card, che funziona con le cartucce Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, e è praticamente in grado di ovviamente fare il dump delle cartucce di questi giochi, e oltretutto è in grado anche di riconoscere le riproduzioni false di questi giochi e riprogrammarle, dato che ha una memoria riprogrammabile. Guardiamo ora i tre progetti principali che si occupano della preservazione di videogiochi, ovvero Redump.org. Redump.org, che tratta principalmente, anzi esclusivamente, i formati ottici, i dischi videoludici. Nointro, che si occupa delle cartucce, mentre Tosec, che si occupa dei dischetti. C'è da sottolineare che questi progetti non hanno nulla a che vedere con pirateria, non distribuiscono ROM, sono essenzialmente dei database con i vari hash e metadata dei giochi, in modo da verificare la validità di eventuali backup dei giochi. Ora Arves vi farà vedere una piccola demo. Allora, posso? Se riesco a staccarlo, ok. Noi iniziamo praticamente, quello che vi vorrei far vedere in questa demo è più o meno il processo che una persona comunque può prendere per dampare ad esempio un disco ottico. Noi in questo caso abbiamo inseguito, quello che vi faremo vedere oggi è il dump di un gioco che ci è stato fornito di là nella stazione di C2 da K3 Lite, che non so se si riesce a vedere, ma è questo qua, Mahjong Master 4, un gioco forse sconosciuto per CD-ROM, per, comunque per computer. La prima cosa che si va a fare è aprire questo programma che si chiama Media Preservation Frontend. Questo programma ci permette di selezionare, chiaramente qua con un drive collegato, il nostro sistema operativo target ottico che vogliamo andare a dampare, la nostra console. Ad esempio nel caso di Mahjong Master, qui dovremmo andare a selezionare IBM PC compatible. Dopodiché qua dobbiamo selezionare tra i formati che abbiamo. Nel nostro caso questo qua è un CD-ROM, quindi non, purtroppo non vi possiamo far vedere il dump in diretta, anche perché ci mette un po' di tempo. Ma lì nella stazione su C2 c'è un Drive Plex Store, non so chi di voi l'ha visto, che è in grado di dampare i CD-ROM. Eseguito totalmente, insomma, tutto il dump, ci ritroviamo fuori con una cartella del genere. Abbiamo qui che sono le informazioni della prima traccia del CD-ROM e qui tutto il CD-ROM. Quindi questi due file sono effettivamente la nostra copia di backup per CD-ROM. Su un Blu-ray o un DVD avremo semplicemente un file ISO. Qui dentro MPF è in grado di fare molte funzioni, di scannerizzare ad esempio per protezioni DRM, cose del genere, ad esempio Star Force che è stato citato prima, e ci crea un file TXT per agevolarci nel dump
del nostro gioco, insomma, delle informazioni che saremo noi ad andare a mettere nel database di Redump per dare la possibilità a chiunque troverà un dump di questo gioco di verificare se il dump è effettivamente corretto o no. Chiaramente queste sono informazioni che alcune le mettiamo noi attraverso il programma, mentre altre riesce a prendere il programma. Tra le informazioni che si ha è il titolo di gioco e un titolo, il titolo tradotto del gioco, che in questo caso non so se si vede nella copia, ma non sembra avere titoli particolari. Il nome del disco, che è quello che compare sul vostro computer, il tipo di media e la piattaforma, la regione, che si pensa questa sia tedesca, siccome qua nella copia dietro adesso purtroppo si fa fatica a vedere, però è scritto tutto in tedesco, e le lingue del gioco e ovviamente un seriale del disco, che questo invece vabbè, che tra l'altro avevamo l'esca anche qua. Allora, questo... Ah, questo... Sì, allora, questo ad esempio non so quanto si riesce a vedere, sono le scan effettive della custodia, che vedo se le riesco a girare, o se me le fanno girare per me, grazie. E qui, come si può vedere, sembra una copia totalmente tedesca dalla lingua. E da quello che si vede nella copertina non sembra vedersi altri giochi. È importante anche conservarsi il barcode della custodia, che sarà un altro dato richiesto. Successivamente qua possiamo invece vedere il CD-ROM, e qua si vede il seriale 3002 di questo nostro CD-ROM, che non andiamo a mettere qua nelle informazioni. Adesso c'è, diciamo, la parte più complessa di fare un dumping dei CD-ROM, e questa parte si tratta di inserire le informazioni proprio di costruzione del CD-ROM, che solitamente le possiamo vedere in questa parte qua, che vi sto selezionando, e si parte per leggere questo settore qua, questa parte più grande che abbiamo, dove c'è scritto MediaTek 89. Si parte dal primo barcode e si prosegue in maniera comunque a spirale verso la fine del disco. Questa parte qui più grande che si vede sono le informazioni del produttore del disco. Ad esempio qui è probabilmente l'azienda che ha prodotto il disco, MediaTek, o comunque che ha commissionato la creazione del disco. Qui probabilmente un seriale, qua c'è un barra 05 che potrebbe farsi suggerire che sia la data di produzione del disco. Purtroppo queste informazioni non sono standardizzate, ma ogni produttore di CD-ROM ha inserito informazioni specifiche in questa parte qua. Quindi alla fine è tutto un po' anche quasi misterioso. Ora qui, in realtà, in questo CD-ROM mancano dei pezzi, è un CD-ROM un po' particolare, perché mancano due parti che adesso ve le farò vedere, che sono sostanzialmente quello che stiamo cercando di leggere, i ring code, che, come ho detto prima, sono quelle informazioni che si contengono nel CD-ROM. Qui abbiamo il mastering code, che è sostanzialmente il codice che vi ho fatto vedere prima dal disco, quello delle informazioni del produttore. Il secondo, che purtroppo nel disco che abbiamo preso non c'erano, è il mastering seed code. Non so se avete presente come sono fatti i CD-ROM. Praticamente partono da un disco gigante, dove viene con il mastering CD-ROM, dove vengono contenute tutte le informazioni, è solitamente un disco grande di vetro, in cui varie macchine industriali poi pressano il CD-ROM e ci mettono successivamente degli strati produttivi. Quindi il processo di creazione di un CD-ROM più o meno funziona così. Questo che abbiamo nel numero 2 ci indica in realtà la casa madre che ha prodotto il disco base, il disco principale, quello di master, che poi è stato usato per pressare tutte le copie. Qui abbiamo un codice, solitamente dall'azienda che costruisce i dischi, che è il tool stamp mastering code, che ci dà informazioni magari di un codice particolare. Adesso qui c'è semplicemente due. L'ultimo che abbiamo, ed è il più brutto da leggere,
Questa parte qua che è il mold seed code. Sostanzialmente la macchina prestatrice, quando pressa il disco, inserisce un'informazione della casa madre che ha pressato il disco. Sia il mold che il mastering seed code partono comunque con la scritta IFP. Adesso torniamo alla schermata precedente e qua abbiamo le informazioni che siamo riusciti a ricavare dal disco, quindi il mastering code, che è questa parte qua, e dopo ci sarebbe il tool stamp, che qua non è presente, il mold seed e il mastering seed, che iniziano entrambi con IFP, che in questo disco non sono presenti. Dopo alcuni dischi, ma in questo caso non sono presenti, hanno anche un mold, un pezzettino, sempre IFP, applicato qui in questa zona del disco, che si vede dal davanti il disco, non dal dietro, dove solitamente si prendono queste informazioni, che anche qua in questo disco non è presente. Dopo abbiamo il barcode, quello che abbiamo visto, che vi ho detto prima, nella scatola del gioco, che può essere un'informazione importante anche solo per capire magari se questo gioco ci sono state vendute diverse copie. Il contenuto del gioco, che potrebbe essere il gioco o magari qualche manuale in PDF, come in questo caso, l'edizione o magari il rebrand o la riedizione del gioco. In questo caso questa custodia qua non mi sembra una custodia comunque originale del gioco, siccome abbiamo proprio un editore specifico che ha preso e ha tradotto questo gioco, o comunque l'ha ridistribuito, chiamato Just Play It. Quindi possiamo dedurre che queste siano le informazioni di Just Play It. Queste sono le informazioni che noi da utenti dobbiamo impostare nel tool di MPF. Fatto tutto questo, il programma ci mette in automatico tutto il resto delle informazioni, ad esempio per i DRM, le informazioni specifiche del gioco, quindi del nostro dump, che è il nome della ROM, la grandezza e i vari hash di verifica, e il punto QE, che è questo qua, il QE sheet, che ci dà le informazioni su dove leggere la prima traccia del gioco e le informazioni sul sistema operativo e drive che sono stati usati per dumpare il gioco. In questo caso MPF 3.2.1, questo l'hash di Git con Redumper, che è un'applicazione per dumpare CD-ROM, la data che abbiamo eseguito questo dump, 19.09, che corrisponde a quella dell'ESC, e le informazioni del nostro drive, Plextor, DVD-R, Pixel 708A, la nostra versione del firmware e eventuali errori che si sono potuti riscontrare durante la lettura del disco. Adesso qui sui CD-ROM in realtà ci sarebbe da parlare per ore, perché ci sono tanti dischi particolari, sia a livello di protezione che proprio strutturali, come ha detto il GD-ROM, che ha detto prima Neon, ma non, purtroppo non abbiamo il tempo qua per parlare di tutte queste cose qua. Ma quello che volevo farvi vedere è magari un dump anche di una cartuccia, o comunque un'informazione che possiamo prendere da una cartuccia. Ad esempio, una cartuccia che potrebbe essere è questo qua, Pokémon Avventura tra i tasti, un gioco Pokémon che non penso ci devo spiegare che cos'è Pokémon. Questo dump in realtà di questo gioco è abbastanza particolare ed è un po' anche il motivo per il quale abbiamo deciso di fare questo talk. Questa, giustamente, le cose non funzionano mai quando vogliamo che funzionino. Magari, eccolo qua. Questo è, ad esempio, le informazioni che si tirano su di una qualunque cartuccia, che può essere, ad esempio, questa qua. Pensate che questo gioco, Pokémon Avventura tra i tasti, non è stato, nonostante probabilmente tante persone anche questo gioco, e come si può vedere qua dalla pagina di No Intro, che ci fa vedere Shin Dump, quindi l'informazione di un dump che è stato emerso da internet. Nel 2014 qualcuno ha messo la ROM su internet e qua ci sono le informazioni della ROM, quindi lo SHA, il seriale, cose del genere. Ma l'obiettivo alla fine di questi metadati è, nell'eventualità che tu prendi uno di questo gioco, te lo dumpi o magari fai qualche mossa poco lecita, diciamo così, si può verificare effettivamente se quella copia che abbiamo è stata modificata o no. Non so quanti di voi si ricordano, magari ai tempi del Game Advance, quando si scaricavano le ROM, che c'erano magari un intro dei cracker, o anche per PlayStation 1,
il Team Paradox che craccava i giochi per Play 1. Ad esempio, queste informazioni, se le compariamo qua, non possono corrispondere perché si tratta di copie alterate. E questo dump qui c'è stato alla fine un mio primo effettivo dump nel 2020 con tanto di immagini. E la storia alla fine di come abbiamo passato quest'altro dump, che l'ha dumpato Neon, è stato molto interessante, è stato molto a caso, perché un giorno eravamo in chiamata vocale, io ho dumpato questo gioco, ah ma ce l'ho anche io, sono 4 anni che una persona non ha fatto un secondo dump, e questo qua non stiamo parlando di un gioco qualunque, un gioco sconosciuto come magari Majong Master, è un gioco di Pokémon, uno dei franchise più redditizi del mondo. Eppure nessuno si era preso una briga di dampare. E chissà quanti altri giochi, dischi, CD-ROM potremmo avere, possono esistere, che magari non sono mai stati propriamente dampati. E l'obiettivo del nostro talk alla fine si spinge su questo. Magari piuttosto che vedere vecchi lettori CD, vecchi lettori DVD, semplicemente buttarli o vecchi giochi, ma tanto, questo non serve a nessuno. Prima di buttarli magari riflettete e, se potete, verificate se qualcuno ha effettivamente dumpato. Qui è due dump verified, quindi due persone devono dumpare il gioco per verificarlo, ma molti giochi sono o uno o zero. Quindi spero che magari la prossima volta che guardate il vostro archivio di dischetti o cartucce, prima di buttarli, magari buttate un occhio a questi progetti per sapere se sono stati dumpati. Sì, questa è fine, nel senso. Domande? Sì. Ah, aspetta, arriviamo. Abbiamo una domanda da parte di Paolo. Aspetta che arrivo col microfono. C'è un unico sito per verificare quali giochi sono stati dumpati o meno? No, in realtà ci sono diversi progetti. Abbiamo Redump, che è specificamente per i giochi ottici, No Intro per tutte le cartucce e poi Tosec per i floppy. Quindi in realtà bisogna andare a vedere sui vari siti, verificare, controllare. Non c'è un sito unificato che contiene tutte queste informazioni. Allora, non ci sono altre domande. Grazie ad Arves e Neon, un grande applauso per loro.